Tornano i numeri della Premier League, arrivata all'ultima giornata. Il Chelsea ha concluso una fantastica stagione vincendo 3-1 contro il Sunderland. I neocampioni sono stati in testa al campionato per 274 giorni, un nuovo record. I Blues hanno perso solo 4 partite tra campionato e coppa, nessuno ha fatto altrettanto da quando c'è la Premier. Quando hai il trofeo nelle tue mani o lo hanno i giocatori, è sempre una grande sensazione. A Stamford Bridge mancava da 5 anni. Per i nostri tifosi era tempo di tornare a festeggiare. Luis Van Gaal continuerà il suo regno al Manchester United dopo aver conquistato un posto nella prossima Champions League. Tra i punti deboli della squadra sembra esserci la disciplina. Il cartellino rosso mostrato a Marouane Fellaini è il quinto per i Red Devils in campionato, un record da quando c'è la Premier League. Non credo che Fellaini volesse essere espulso. Sarebbe una cosa troppo stupida, visto che la prossima stagione comincerà con una squalifica. E anche durante la preparazione non rientrerà tra i titolari. Perciò per lui non è una cosa positiva. Theo Walcott ha iniziato le trattative per un nuovo contratto con l'Arsenal. L'attaccante ha segnato 10 gol nelle ultime 9 partite da titolare in Premier. La sua rete nel 4-1 al West Bromwich ha interrotto un periodo di 273 minuti di sterilità casalinga dei Gunners. Vogliamo che resti al di là della tripletta realizzata. Abbiamo iniziato la trattativa parlando con il suo procuratore prima che segnasse 3 reti. Il successo del City sul Southampton consente alla squadra di Pellegrini di essere l'unica formazione a non aver ottenuto un pareggio senza reti in campionato. I Citizens sono il miglior attacco della Premier con 83 gol, un primato stabilito per la terza volta nelle ultime 4 stagioni. Credo che in questa stagione non abbiamo vinto il titolo perché abbiamo perso almeno 9 punti contro squadre in zona retrocessione e non perché il Chelsea ha mostrato di essere meglio di noi quando ci ha affrontato. Credo che abbiamo giocato meglio di loro. Siamo la squadra che ha segnato di più, con il miglior marcatore, il miglior portiere. Ma ovviamente conta vincere il titolo. Loro però non sono stati migliori di noi. Appuntamento alla prossima stagione.